Lei dal Parlamento è uscito 12 anni fa. Come giudica il voto definitivo sul taglio di deputati e senatori? Una riforma che la convince? Siamo ai titoli di coda della fine ingloriosa del Parlamento nato dalla Costituzione Repubblicana. Una vera e propria eutanasia. Lei non l'avrebbe mai votato? No, qualcuno potrebbe parlare però di difesa di privilegi della casta. Ma la casta è stata una delle tante offensive che ha colpito il Parlamento. Diciamo, il populismo da un lato, così come dall'altra parte i vincoli economici, hanno stretto in una morsa il Parlamento. E si potevano ridurre le spese se si voleva, in un tutt'altro modo, bastava andare a un sistema monocamerale. Non crede che possa diventare più efficiente il Parlamento ridotto di un terzo? No, perché gli manca la legittimità democratica di un popolo che si riconosca nel Parlamento. Adesso addirittura con questo taglio le minoranze potrebbero essere impedite di accedervi. Però siamo una delle nazioni col maggior numero di deputati e senatori. Appunto, è così grave tagliarli? È semplice, basta andare al sistema monocamerale. Si eliminava il Senato e si faceva una Camera in grado di essere rappresentativa e capace di rappresentare il popolo. E la posizione dei vari partiti su questo, su questa riforma, come la giudica? Mi sembra, per un verso, essersi sottoposti a un ricatto, peraltro, in larga misura inesistente. E dall'altra, ancora una volta, il fatto che il governo divora il Parlamento. Questa scelta è una scelta del governo, non dei partiti. Il governo l'ha imposta come condizione per la sua sopravvivenza.